Questo video dove imparerai le alterazioni delle condizioni psicofisiche, ovvero tutte quelle cose, tutti quegli atteggiamenti, tutte quelle cose che non devi fare, che però se andrai a fare ti andranno ad alterare il tuo stato psicofisico. E quindi se va ad alterarti proprio il tuo stato psicofisico, cosa succede? Che quando guidi sarai più distratto e il tuo tempo di reazione, che cos'è il tempo di reazione? Te lo ricordi? È quel, lo spazio di reazione. Che cos'è lo spazio di reazione? È quello spazio che passa proprio, ti faccio rivedere un attimo in modo tale che ti ritorni in mente. Stai un attimo, eccolo qua, vedi? È quello spazio che passa proprio da quando tu vedi il pericolo e sei in questo punto, dal momento in cui appoggi la mano sul freno. E ti ricordi come si calcolava? Velocità diviso 10 per 3. E comunque, se non l'hai ancora visto il video che ti spiega proprio queste cose, vallo a guardare. È dentro al video che si chiama distanza di sicurezza. Ok? Quindi questo spazio di reazione dipende proprio dalle tue condizioni psicofisiche. Quindi se non stai bene, se sei stanco, ecco, anziché metterci un secondo, e quindi questa è la formula, se per caso tu anziché un secondo ce ne metti due di secondi, ecco, a questo devi moltiplicare per due, ok? Perché questa formula ti calcola lo spazio che tu percorri in un secondo. Quindi se ce ne metti due devi moltiplicare per due. Tu pensa un po', guarda, a 45 all'ora ci metti 13 metri e mezzo a frenare. Ecco, un secondo in più è un secondo veramente pochissimo, ok? Ecco, questi metri diventano 27. 27 metri è quasi un palazzo di 10 piani, ok? Per farti capire, un secondo, come a volte la percezione è veramente quasi nulla, ma però quel basta veramente un millesimo di secondo che percorri qualche metro in meno, ok? Andiamo avanti, quindi ti andrò proprio a spiegare tutti quei concetti che ti servono, che ti fanno capire quando aumenta proprio lo spazio di reazione, ok? Vedi, questo ti fa vedere proprio questa immagine, che da quando tu vedi il pericolo a quando tu appoggi il piede sul freno, se guidi un veicolo a pedali, se invece guidi un veicolo a che ha la manopola del freno, ecco, dal momento in cui appoggi il piede, la mano sul freno. Il tempo di reazione aumenta se il conducente fa uso di sostanze stupefacenti. E qua ti ho messo queste due foto brutte, però ci sono. Anche per caso, c'è anche, vedi, chi fa assunzione di droga, chi fa assunzione di stupefacenti, quindi tipo lo spinello, sì, e tipo anche le pastiglie. Ok? Molto molto pericoloso. Il tempo di reazione aumenta a seguito dell'assunzione di farmaci per il mal d'auto. Ecco, di solito chi assume farmaci per il mal d'auto non si mette a guidare, okay? Perché di solito chi soffre di mal d'auto non è il conducente, è la persona che sta di fianco, ok? Il tempo di reazione aumenta se il conducente fa uso di psicofarmaci. Sì, ci sono psicofarmaci in realtà che ti permettono di guidare, però devi guardare le controindicazioni, perché se nelle controindicazioni c'è scritto che è controindicato alla guida, ecco che allora non puoi guidare. Ma non puoi perché ti fa la multa, anche non puoi perché veramente viene compromesso il tuo stato psicofisico e quindi ti viene proprio ad alterare la percezione e tutto, ok? Qui ci fanno capire, vedi, quando tu accusi segni di stanchezza, ecco, è meglio che ti fermi, perché il tempo di reazione aumenta, diventa magari anche due secondi, e hai capito cosa succede quando anziché un secondo i secondi cominciano a essere due, ok? Andiamo avanti. Alterazioni delle condizioni psicofisiche, lo stato di ebbrezza durante la guida. Cosa succede se ti dovessero beccare in stato di ebbrezza? Vuol dire che hai bevuto qualcosa in più. Ecco, io te lo sconsiglio, perché tanto se bevi, magari se vuoi bere, ma vai sempre con qualche amico, ok? E non ti mettere poi alla guida, anche se bevi magari un cocktail piccolino, perché basta veramente un goccino che ti va ad alterare le tue condizioni psicofisiche, ok? Ricordatelo, io non berrei, ok? Io non berrei proprio,
perché soprattutto quando guido, lì proprio me lo devo dimenticare. Quindi, siccome sei una persona ragionevole, ecco, vai sempre con qualche amico, avvisa i genitori che loro sono contenti di venirti a prendere tranquillamente, ok? Non stiamo parlando che ti devi ubriacare, quello non ne parliamo neanche, ma anche se magari vai ad una festa, prendi un cuccino di cocktail che magari non lo senti neanche. Ecco, a te sembra che non lo senti, però in realtà nel sangue c'è. E anche quella piccolissima percentuale ti va poi ad alterare lo stato psicofisico, ok? Bene, e come fanno ad accertarti il tuo stato di ebbrezza? Con l'alcol test c'è un marchingegno che tu devi obbligatoriamente sottoporti, perché se decidi di non sottoporti, stai automaticamente dichiarando che hai assunto appunto alcol, ok? Poi lo stato di ebbrezza durante la guida produce eccitazioni ed imprudenza, può causare sonnolenza ed alterare i tempi di reazione. Questa è una domanda che trovi poi nei quiz, vero? Gli effetti dell'alcol sul sistema nervoso vengono amplificati, ok? Sì, quando se per caso prima prendi un sonnifero, poi prendi un antidolorifico o un calmante. Ecco, questo mix chimico ti va proprio oltre ad alterare lo stato psicofisico, ma anche ha un effetto dannoso sul sistema nervoso. Chiaro? Ecco, riguardati questo video tutte le volte che vuoi. Adesso finiamo con qui ci fanno vedere, vedi cosa succede alla tua vista quando sei in stato di ebbrezza o in stato di assunzione di stupefacenti, le percezioni vengono alterate, quindi vedi proprio in questo modo e non è piacevole, te lo assicuro. Non è veramente piacevole. Bene, questa era la parte che mancava per quanto riguarda le alterazioni delle condizioni psicofisiche. Riguardati questo video tutte le volte che vuoi e ci vediamo nel prossimo video. Ciao e fai quiz.